Ciao tifosi! Ieri c'è stata la prima partita valida per i mondiali del 2018. Un bel banco di prova per la squadra di Ventura, perché è vero che l'avversario era l'Israele, però la squadra di Ventura è ancora da collaudare. Andiamo a vedere i voti. Il modulo è il 3-5-2. Buffon, 6. Nel primo tempo si fa sorprendere e permette all'Israele di accorciare le distanze. Nel secondo tempo, dopo un intervento sporco, poi fa una grandissima parata su Zahavi. Barzagli, 6. Difesa attenta e lucida come sempre. Bonucci, 6. Un giocatore importante per la squadra azzurra, perché forse è l'unico che riesce a fare dei lanci lunghi per gli attaccanti in avanti. Non a caso da un suo lancio, Eder stava rischiando di fare un grandissimo gol. Chiellini, 3. Partita da dimenticare per l'esperto difensore azzurro. Sbaglia tutti i passaggi e poi con una doppia ammunizione si fa buttare fuori. Non si salva niente della sua prestazione. Candreva, 6. Non si vede tanto durante il match perché la squadra di Ventura gioca di più sulla sinistra, però fa diversi cross per Pellè e soprattutto permette all'Italia di andare sul 2-1 con un grandissimo rigore. Parolo, 5,5, quello più in ombra dei suoi, non si inserisce mai e fa una discreta partita, diciamo che non commette niente di sbagliato, però mancano i suoi inserimenti. Verratti, 7. Palla quasi sempre attaccata ai piedi e gestita in maniera sublime. Grande tecnica per il centrocampista del Paris Saint-Germain, è molto molto utile alla manovra degli azzurri. Spero che in futuro sia utilizzato ulteriormente perché è un giocatore molto molto talentuoso. Bonaventura, 6,5. Grande prova di generosità del giocatore del Milan. Permette di farci guadagnare diversi calci di punizione e soprattutto con i suoi inserimenti mette in difficoltà la difesa avversaria. Non a caso su un suo inserimento viene esteso e poi viene dato il rigore che ci permette di andare sul 2-1. Antonelli, 6. Gran primo tempo del terzino mandato in campo a sorpresa da Ventura. Con le sue avanzate mette in difficoltà la difesa avversaria e soprattutto fa l'assist per il primo gol degli azzurri. Peccato che nel secondo tempo non si noti più di tanto. Eder, 6. L'italo-brasiliano si muove tantissimo in attacco, viene incontro e fa movimenti interessanti. Peccato che non riesca mai a pungere seriamente e soprattutto per l'occasione sciupata dove poteva fare un gran gol sul pallonetto. Pelé, 7. Dopo le accuse sul rigore sbagliate europei, questo ragazzo sta cercando di rifarsi. Già contro la Francia aveva fatto gol, ma qua dimostra di essere l'attaccante in più per la squadra azzurra. Prima fa gol su assist di Antonelli e poi dopo fa l'assist decisivo per il gol che chiude definitivamente la partita. Un giocatore questo fondamentale e molto molto utile per la squadra, anche per le sue sponde. Tra i nuovi entrati partita sufficiente per quanto riguarda Florenzo Gbonna, ma il vero protagonista è Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio entra e fa quello che deve fare, chiudere il match, grandissimo gol, tiro in diagonale e soprattutto rischia anche di fare una doppietta. Un attaccante che potrebbe essere veramente un'arma in più per questa squadra, veloce e dotato di un ottimo tiro, un attaccante su cui io personalmente punto molto. Ventura, 6. Molto buono il primo tempo con reti di passaggi interessanti, però nel secondo tempo è vero che andiamo in 10 per l'espulsione di Chiellini, ma non ci possiamo chiudere così tanto dentro la nostra area, perché eravamo contro Israele e ci è andata bene, ma se siamo contro una big rischiamo di perderla la partita. Poi fa entrare Immobile e diciamo che ha avuto intuizioni, infatti Ciro ci permette di chiudere la partita. Detto questo, la squadra di Ventura diciamo che va collaudata contro squadre più prestigiose. È una squadra che ancora fisicamente è da mettere a posto. Vedremo nel futuro come crescerà. Questi sono i miei voti riguardo il match Israele-Italia. Io ho dato i voti solo per quanto riguarda i giocatori della nostra nazionale, perché mi sembrava giusto così. A noi interessa la nostra nazionale. Detto questo, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrato a voi questo primo match della nazionale di Ventura, chi vi è piaciuto e chi non vi è piaciuto. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, se vi piacciono i miei video, mettete un bel mi piace se volete e soprattutto condividete per far conoscere il mio canale. Un saluto e al mio prossimo video!